Si è svolta presso la sala conferenze del Bar Calise di Ischia la seconda edizione del premio Domenico Di Meglio. Il coraggioso e coriaceo giornalista isolano, direttore e fondatore del quotidiano Il Golfo, morto improvvisamente e prematuramente la mattina del 23 marzo 2009. Quest'anno il premio è stato assegnato alla regia dei Delitti del Cuoco, la miniserie televisiva girata a Ischia con l'attore Bud Spencer. A ritirare l'ambito riconoscimento erano presenti l'aiuto regista e regista Alessandro Capone, a cui è stata consegnata una bella e significativa scultura del Castello Aragonese. I protagonisti della regia dei Delitti del Cuoco, letteralmente catturati dalle bellezze naturalistiche e architettoniche dell'Isola Verde, che offre una moltitudine di location tutte diverse e affascinanti, hanno sottolineato il piacere di aver lavorato a Ischia, instaurando, tra l'altro, anche un ottimo feeling con gli ischitani. Abbiamo vissuto Ischia, siamo stati benissimo, io sono stato forse, ho girato in tanti posti in Italia e nel mondo. Siamo stati poche volte così bene come siamo stati qui, tutta la troupe, noi quindi venire qua è stato un doppio piacere. Beh, c'era molta curiosità, quindi comunque da parte di tutti c'era collaborazione, sono stato molto fortunato a incontrare delle persone che hanno coadiuvato insieme a me tutte queste figurazioni con le quali ancora oggi siamo in ottimi rapporti. Dopo il saluto dei premiati, Salvatore Ronga ha letto un editoriale di Domenico Di Meglio che spiegava i motivi per cui aveva riportato in prima pagina la notizia dell'arresto del fratello. Nessuno può contestarmi un diverso trattamento a seconda dei protagonisti dei fatti di cronaca. Quando sono capitati accidenti a componenti della mia famiglia, non ho nascosto nulla ed ho dato lo stesso risalto alle notizie. In prima pagina è finito mio fratello Raffaele, uno dei migliori artisti isolani, conosciuto anche a livello nazionale ed internazionale. Mi dicono che è un vizio di tutti gli artisti, non lo so perché non ho mai fumato in vita mia, farsi la canna. Dopo la lettura del Sussurri a Grida, così si chiamava la rubrica che conteneva gli editoriali del direttore del Golfo, alcuni presenti non hanno voluto far mancare il loro contributo nel ricordare Domenico Di Meglio con passione e riconoscenza. Due anni fa, la mattina del 23 marzo, sicuramente tutti quanti voi ricorderete dove eravate quando vi è arrivata la telefonata che diceva che Domenico non c'era più. Sono sicura che ve lo ricordate e sicuramente non ve lo dimenticherete mai, perché Domenico non si può dimenticare, per questo oggi siamo qua, non per fare un premio che lo ricordi, ma per sottolineare i mille ruoli che Domenico aveva avuto nella società ischitana. Lui quello che teneva, quello che poteva, dava tutto, se avesse potuto dare anche il suo cuore, ed è per questa sua bontà, per questo suo altruismo, per questo suo amore per il prossimo e per la sua isola, che io vorrei invitare tutti gli ischitani a non dimenticare quest'uomo. Noi siamo qui per ricordare una persona che non è morta, ma è viva, e viva perché non solo il suo esempio, ma il suo spirito e anche la sua formazione, il suo coraggio, oggi dimostrano quanto sia vuoto Ischia senza di lui. Quel grande esempio di passione civica che Domenico Di Meglio ha portato avanti nella sua vita giornalistica, perdendo e rimettendoci sempre, ma difendendo sempre con umiltà e dignità i più deboli, i diseredati, gli sfruttati, contro gli sfruttatori della nostra isola, contro i prepotenti della nostra isola, che ripeto si annidano nelle istituzioni e in tutti i palazzi del potere. Grazie. Non c'è una giornata nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità, in cui non arrivano persone che parlano di Domenico, la cui eredità è evidentissima, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ci sono persone che vengono a parlare, a raccontare i loro problemi, a chiedere aiuto, anche economico, aiuto di tutti i tipi, ma anche e soprattutto persone che cercano, ecco, prima si parlava di un difensore civico, persone che cercano qualcuno che dia credito, che ingigantisca la loro voce. L'augurio che effettivamente noi andiamo a rivisitare quello che è stato la vita pubblica di Domenico Di Meglio. I grandi temi, le grandi denunzie, le grandi vittorie, le grandi battaglie perse, perché non ci si può
vincere sempre, non si può sempre vincere, però l'importante è combattere. Io ho l'impressione che noi non è che non abbiamo più le spade, non abbiamo neanche più i foderi per come ci stiamo comportando in questi ultimi tempi. Lui ha saputo leggere la realtà isolana scorgendovi due aspetti: la necessità dello sviluppo, l'economia, l'impresa, il turismo, la necessità della solidarietà, l'aiuto verso chi rimane indietro, l'aiuto, come è stato efficacemente detto, verso chi ha la voce flebile, verso chi non ha affatto la voce, verso chi ha ammalato e non ha neanche la forza per chiedere aiuto. Personalmente ricordo ancora con commozione e gratitudine il giorno in cui Domenico Di Meglio, decano dei giornalisti dell'Isola d'Ischia, nonostante non fossi neppure iscritto all'albo dei pubblicisti, volle premiarmi come miglior giornalista dell'anno nel corso della festa degli isolani che si tenne nel gennaio del 2007.